Bene. Viva, bene. Viva Trump! Un applauso non esattamente scrosciante che tecnici e politici si tributano da sé, visto che il non nutrito pubblico di cittadini presente alla cerimonia di inaugurazione del tram a Marghera a battere le mani non ci pensa nemmeno. Sotto il cielo cupo e il sottile stillicidio di un grigio pomeriggio autunnale, il siluro rosso percorre per la prima volta con qualcuno a bordo il centro della città giardino, mentre i pochi convenuti vedono amaramente sfumare la speranza di un cicchetto gratuito. Il sobrio protocollo della gestione commissariale non prevede nemmeno un'ombra o un salatino. I discorsi di rito si aprono con le scuse del presidente di PMV, Antonio Stefanelli, alla cittadinanza per un'opera che doveva essere pronta da circa un lustro. Segue un lacunoso excursus dei contrattempi che l'hanno funestato al lungo cammino. Qualche errore di costruzione nel tunnel che abbiamo vissuto in maniera molto pesante, le fessurazioni allo Splendid che hanno comportato sospensione di lavori per rimediare alla situazione, le bombe della Seconda Guerra Mondiale, i furti del rame, crisi aziendali all'interno dell'ATI, cioè l'Associazione Temporanea di Imprese. Tra il manipolo di semplici cittadini che non avevano altri impegni per il pomeriggio, spunta anche l'ex assessore alla mobilità Ugo Bergamo, che lancia sorridendo la sua ultima sfida all'evidenza. Tante sfortune sicuramente sì, errori sicuramente pochi. Unica nota di colore la presenza di un più volonteroso che lotato trombettista, accorso spontaneamente a musicare l'evento come gesto di compassione verso un comune rimasto in braghe di tela, come ricorda anche l'immancabile striscione di protesta appeso da qualche dipendente, poi prontamente dileguatosi. La voglia di voltare pagina non è mai stata così palpabile. Oggi possiamo dire che questo capitolo è chiuso, mi auguro definitivamente, e per cui ci dirigiamo verso Venezia, che è altrettanto impegnativo per i problemi che avrà, il superamento del cavalcavia, il Ponte della Libertà, però i lavori sono in corso, sono ben avviati e ad oggi stiamo rispettando il cronoprogramma.